Luca Zaia, quanto importante è il ciclismo per il Veneto dal punto di vista del turismo, della gente e anche di far conoscere sempre posti nuovi e diversi? È una promozione turistica, una promozione sportiva, visto e considerato che siamo la regione più ciclistica d'Italia e dall'altro abbiamo tutte le caratteristiche per ospitare grandi eventi come il Giro d'Italia. Prova ne sia che io ho coniato questo slogan che viene utilizzato: non c'è Veneto senza giro, non c'è giro senza Veneto. Anche quest'anno delle tappe eccezionali, arrivo su Caorle, partenza da Oderzo per arrivare in Valzoldana, grande arrivo della Valzoldana, e oggi partenza da Longarone con, dopo alcuni passi, in arrivo alle Tre Cime di Lavaredo, dove siamo andati l'ultima volta come Ciro 10 anni fa, vinse la tappa di Vincenzo Nibali con la neve. Quanta soddisfazione la vittoria di Zana in maglia tricolore, un Veneto che vince un tappone dolomitico in Veneto. Beh, due soddisfazioni: Pippo Zana ieri in Valzoldana, ma anche Dainese con l'arrivo del grande Caorle. Tappone, diciamo, di Caorle, e questo ci permette di dire, insomma, che ancora una volta siamo i numeri uno. Se poi vince anche oggi un Veneto, facciamo un play. 2024, pensiamo già a qualche tappa del Giro? Ma sì, noi tutti gli anni con Mauro Vegni progettiamo le tappe venete circa un mese dopo la fine del Giro, quindi a fine giugno, primi di luglio facciamo la progettazione delle tappe venete e abbiamo già in animo di incontrarci, e comunque stupiremo anche il prossimo anno con effetti speciali.